noi le siamo particolarmente grati, perché non è la prima volta che la professoressa ci aiuta e sostiene nei nostri laboratori. Abbiamo fatto insieme a lei anni fa uno dei nostri primi laboratori, in Festa del Perdono, dedicato a come nel Novecento si è determinata una rivoluzione in termini di criminalità organizzata, di cui se volete potete trovare i materiali sul nostro sito. È docente di storia economica a mediazione linguistica e culturale a Sesto San Giovanni, e le abbiamo chiesto quindi oggi di concentrarsi su la produzione storiografica più recente rispetto alla crisi del 29, un tema che sicuramente è concentrato, si concentra appunto su una crisi avvenuta quasi un secolo fa, ma che ha un sacco di richiami con l'attualità, anche se, e ho finito, la professoressa oggi si concentrerà più su come si arriva alla crisi del 29 e non su come porterà al secondo conflitto mondiale. Ma io non dico più niente, grazie mille e buona visione. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ho presentato un'ottima iniziata, quindi non farò io, però faccio parte del Dipartimento di Storia per molti anni, quindi poi di aria di casa. Ora insegno mediazione linguistica culturale e quest'anno insegno un corso cui sono partita dalla crisi del 2007-2008 per andare all'indietro e spiegare ai miei studenti che cosa possiamo dire che ci sia di simile o di dissimile tra queste, che sono le due più gravi crisi che il capitalismo abbia mai conosciuto, quali lezioni eventualmente si siano imparate dalla crisi del 29 e che possono essere applicate nella crisi in cui siamo ancora immersi, e quali lezioni invece, ahimè, sembra siano state dimenticate. Io ho paura di dovervi chiedere una concentrazione così, piuttosto intensa, per via dell'argomento che stiamo per toccare. È vero che io cerco di proporvi un'idea di quali avanzamenti nella conoscenza si siano fatti negli ultimi 20-25 anni, ma per poterlo fare ho bisogno di darvi dell'ABC fondamentale, anche dell'ABC macroeconomico, per capire che cos'è la Grande Depressione. È curioso perché qualche giorno fa, non so che cosa stavo cercando sulla rete per prepararmi delle lezioni ai miei studenti, mi sono imbattuta in una citazione di Einstein, che è proprio di meno, che dice qualcosa di simile, spero di non tradire le sue parole: se devi spiegare qualcosa di complesso, cerca di spiegarlo nel modo più semplice possibile, punto, ma non più semplice di così. E questo credo che sia la parte complicata. Quindi, Grande Depressione. La cosa più aggiornata che potete trovare sulla Grande Depressione è un bellissimo libro che è uscito per Oxford University Press. In fondo a questo PowerPoint che sta alle mie spalle, che è solo di bellezza, perché ci sono dentro delle tavole che non avremo il tempo di guardare insieme, ma che io, come dire, vi lascio e che quindi lascio scoprirà sul suo sito. In fondo c'è una bibliografia, la prima giornata che mi è riuscita, che c'è anche questo volume. E questo volume apre con alle prime righe dice: la Grande Depressione merita assolutamente il suo appellativo, Grande Depressione. E quando John Maynard Keynes, spero che sappiate chi è, influenti economisti intellettuali del Novecento, nel 1931 commentava la Grande Depressione, si era nel mezzo, nell'occhio del ciclone della recessione mondiale, diceva: siamo nel mezzo della maggior catastrofe economica del mondo moderno, ed esiste la possibilità che quando gli storici economici del futuro si volgeranno all'indietro a studiarla, la considereranno uno dei punti di svolta più importanti di questa epoca. E gli editori, i curatori del volume dicono: Keynes aveva totalmente ragione. E noi siamo esattamente gli storici che Keynes immaginava 80 anni dopo, ragionando su ciò che stiamo vivendo e contemporaneamente su ciò che ha vissuto la generazione che vive tra le due guerre mondiali. Ora, c'è un accordo assolutamente, la Grande Depressione rimane tuttora terreno di dibattito, rimane tuttora di fatto un enigma anche teoretico, non soltanto per la storia economica, però c'è un accordo assolutamente unanime nel dire che si tratta della crisi
finanziaria, o meglio del più grave episodio di contrazione della produzione del reddito della storia del capitalismo. E questo era vero almeno fino all'apertura della crisi 2007-2008, che potremmo dire 2007-2014. Questa contrazione del capitalismo mondiale ha rappresentato un fenomeno senza precedenti in almeno due dimensioni: per profondità, cioè per caduta degli indicatori economici più importanti, e, cosa non meno importante, per ampiezza, per il numero di paesi che è stato coinvolto dalla Grande Depressione. Ora, non era certo una novità una crisi nel capitalismo, la storia del capitalismo è costellata di crisi. Nessuna aveva mai assunto questa portata per profondità e per ampiezza. E questa è una delle ragioni per cui la Grande Depressione ha un vero carattere periodizzante dentro la storia contemporanea. Non ultimo perché arriva dopo l'episodio che in realtà inaugura la storia contemporanea, cioè la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Perché ha un carattere periodizzante la Grande Depressione? Per moltissime ragioni, non solo economiche. Perché in realtà innesca moltissime trasformazioni politiche su un mondo molto instabile, politicamente instabile. Molte trasformazioni sociali, straordinarie trasformazioni culturali. Se voi guardate la cultura europea, la cultura americana, dentro gli anni 20 e dentro gli anni 30 troverete delle gemme assolute di creatività. Perché ha fatto da incubatore alla Seconda Guerra Mondiale, questo è indubbio, perché ha rappresentato la culla dello Stato sociale americano, che non esisteva prima che la presidenza Roosevelt cercasse di rispondere a questa catastrofe economica e sociale, e in generale perché, come sempre fanno le crisi economiche, ha cambiato profondamente i confini tra Stato e mercato. In realtà li ha cambiati a favore dello Stato, a favore del pubblico. Se c'è una lezione che possiamo trarre dalla Grande Depressione, della stessa che traiamo dalla crisi in cui siamo immersi, è che c'è molta più politica di quanto non ci sia economia, che c'è molta più autonomia della politica di quanto non ci sia autonomia della sfera economica. Questo lo dico io, ne sono profondamente convinta, ma non sono certo la sola a dirlo. Qualcuno ha affermato che la Grande Depressione per la scienza economica rappresenta quello che il Big Bang ha rappresentato per la fisica. Questo signore si chiama Robert Margo, è uno storico che si occupa di economia del lavoro dentro la Grande Depressione. Perché ha potuto dire qualche cosa del genere? Perché comprendere le dinamiche di fondo della Grande Depressione significa comprendere qualcosa da cui c'è molto da imparare per capire come funziona l'economia in senso lato. Per l'intensità che la Grande Depressione ha avuto, per la sua diffusione, come abbiamo detto un attimo fa, e perché davvero rappresenta una sorta di laboratorio per capire che legame esiste tra alcuni assetti della politica e alcune istituzioni da un lato e la performance economica dall'altro. C'è un signore che ha detto che quindi ragionare sulla Grande Depressione resta una delle sfide intellettuali più affascinanti del nostro tempo, e questo signore si chiama Ben Bernanke. Io spero che voi sappiate chi è. Ha retto la Federal Reserve dal 2006, è stato nominato dal presidente Bush fino al 2013, quindi è stato riconfermato in uno dei primi atti della presidenza Obama, è stato riconfermato Bernanke alla guida della Fed, e ha lasciato il posto nel 2013 a una signora che si chiama Janet Yellen, che è ovviamente il primo governatore della Federal Reserve, che è donna. Non è tanto il fatto che sia una donna che ci interessa, anche se possiamo, penso anche esserne contenti, è che è una fine studiosa di economia del lavoro, esattamente come Ben Bernanke è stato un finissimo studioso della Grande Depressione nel suo ruolo di docente di economia all'Università di Princeton. E infatti parte di questa revisione delle teorie economiche sulla Grande Depressione si deve esattamente al nome di Bernanke, che ci ha lavorato tra gli anni 80 e gli anni 90, e come sempre succede, gli economisti pubblicano in realtà su delle riviste scientifiche riservate a
cerchie molto discrete di addetti ai lavori, e poi alla fine di un'intera carriera di studi di solito producono una monografia che è relativamente più divulgativa. Bernanke ha fatto qualcosa del genere all'apertura degli anni 2000, ha raccolto i suoi saggi in un volume che trovate nella mia bibliografia. Perché, dice Bernanke, siamo di fronte a un evento così affascinante, pur essendo così catastrofico? Beh, tanto per cominciare, dal suo punto di vista, perché la Grande Depressione segna l'atto di nascita della macroeconomia, non dell'economia, naturalmente, che esiste sin dall'età moderna, nasce come branca, come oggi sarebbe uno spin-off della filosofia morale. Ma la macroeconomia, cioè lo studio del sistema economico a livello aggregato, nei suoi grandi aggregati economici, l'occupazione, la moneta, la domanda, l'offerta, il tasso di interesse e l'interazione di questi grandi aggregati, nasce dentro la Grande Depressione. Questo è certamente il primo motivo di fascino. Il secondo è perché non ha mai smesso di influenzare le condizioni macroeconomiche, le raccomandazioni macroeconomiche e l'agenda della ricerca, e continua a farlo. Terzo, l'ho anticipato Martino, perché in qualche modo è stata chiamata continuamente in causa nei nostri anni, a volte a proposito, a volte a sproposito, per contribuire a comprendere la crisi finanziaria che si è aperta nel 2007-2008. Io, ti conto poco, ma forse conta di più quello che ho letto, sono dell'avviso contrario, e questo succede spessissimo agli storici. Se ci interessa il mondo in cui viviamo, se ci interessa quello che sta accadendo dentro questa recessione, che non casualmente ha preso il nome di grande recessione, e se la scienza economica capisce qualcosa di quello che sta accadendo, questo ribalta sulla comprensione di ciò che è accaduto 80 anni fa. Io credo che sia così che in qualche modo ci appropriamo meglio dei guadagni di queste acquisizioni di conoscenza intorno alla Grande Depressione. Queste acquisizioni di conoscenza ci sono state, provo a parlarne nel tempo che abbiamo a disposizione, e aprono una serie di domande. Questa serie di questioni è molto lunga e io in realtà poi mi soffermerò soltanto su una, però provo a elencarle. Innanzitutto, la domanda sembra banale: perché la Grande Depressione si è aperta proprio nel 1929? Più rilevante, perché è stata così profonda, come abbiamo detto prima, perché è durata così a lungo? Negli Stati Uniti potremmo dire che la Grande Depressione è durata almeno 10 anni, dal 29 al 39, e che gli Stati Uniti sono usciti dalla Grande Depressione solo con la Seconda Guerra Mondiale. In Europa possiamo dire una cosa ancora più grave, che in realtà la Grande Depressione costituisce un episodio depressivo all'interno di un unico ciclo economico che si apre con il 1914 e che si chiude con il 1945. Quella guerra dei 30 anni che alcuni storici importanti hanno portato alla nostra attenzione dal punto di vista storico-economico ad avere un senso. E poi a seguire, come è potuto succedere che si sia estesa in modo da diventare una catastrofe internazionale? Che ruolo giocano le crisi finanziarie nel trasmettere gli shock economici all'economia reale? Perché la Grande Depressione parte da una crisi finanziaria, esattamente come la crisi del 2007-2008 parte da una crisi finanziaria. Quanto sono state efficaci le politiche di contrasto disegnate a livello nazionale? E l'altra domanda è: i singoli governi hanno cercato di coordinare le proprie politiche invece a un livello transnazionale, e se non lo hanno fatto, perché non ci sono riusciti? Perché l'intensità della depressione è stata così diversa da paese a paese? Ha coinvolto una fitta rete di paesi, ma la sua intensità è stata molto diversa tra un paese e l'altro. Perché lo sradicamento della disoccupazione, che è stato l'aspetto più drammatico della Grande Depressione, è stato così difficile? Noi abbiamo due cose. Primo, è la prima volta nel sistema capitalistico che appare la disoccupazione di massa, non era mai accaduto. Perché è stato così difficile sradicarla? Tra un po' vedremo qualche dato e capiremo che cosa sta dicendo.
E infine, ed è la ragione credo per cui siamo qui oggi, quali sono le cause di questo evento così drammatico? E quale lezione possiamo trarre per gli uomini di oggi, ma questo va decisamente al di là delle mie capacità di sicuro, ma anche del nostro tempo. Quindi ho optato per una soluzione di comodo, ragiono sulle cause, ragiono sulla base di quell'architettura che vedete lì dietro e provo a seguirla. So che mangio un po' di tempo, ma penso che ne valga la pena. C'è una metafora della Grande Depressione che secondo me è molto utile per cominciare a modellare, cioè a ragionare con modelli, che è quello che fa praticamente quando cerca di comprendere il mondo, per modellare un episodio di questo genere. È anche una metafora molto utile per chi fa lo storico, secondo me. La metafora non è mia, è la proposta Gianni Tognolo, invitato all'Università Bocconi nell'autunno del 2008. Eravamo nell'immediata settimana dopo il crack della Lehman Brothers, una parte intellettuale di militare milanese, non solo milanese, si muoveva per cercare di spiegare che cosa stava succedendo. Gianni Tognolo viene invitato alla Bocconi una sera e parla di Grande Depressione. E dice, è come se una stanza, immaginate una stanza come questa, si riempisse gradatamente di gas fino a saturarsi e poi un evento qualsiasi, qualcuno entra dalla porta e accende la luce, fa saltare per aria la stanza, il palazzo e anche i palazzi vicini. Se siamo di fronte a un evento così, non è che ci interessa molto, lo capiamo da subito, qual è stato l'evento che ha fatto da detonatore all'esplosione. Ci interessa molto di più capire perché la stanza si è saturata di gas, quanto tempo ci è voluto perché questo accadesse e perché non sono suonati eventualmente i vari dispositivi di allarme che non fossero stati predisposti, che tipo di danni quell'esplosione ha propagato intorno a sé e perché il confine della catastrofe è largo così invece che largo così. Perché trovo che sia una metafora molto efficace? Perché ci costringe a ragionare in termini di causalità non lineare, che significa che, come spesso fanno molte ricostruzioni storiche, ci costringe a evitare quella roba che è lo stiracchiamento della spiegazione. Qui non ci sono degli eventi A che causano degli eventi B, ci sono degli eventi A che causano degli eventi B che ribaltano sugli eventi A in modo amplificato, che ritornano a esacerbare gli eventi B. Quindi dobbiamo ragionare su una dinamica causativa che viene appunto detta sistemica. Dobbiamo ragionare molto per processi di amplificazione e retroazione. Dobbiamo certamente astenerci dal cercare per un evento complesso una causa sola, questo va da sé, ma soprattutto dobbiamo immaginare che ogni causa che possiamo legittimamente trovare interagirà con le altre. Allora, qualche dato, premessa. I fuochi della Grande Depressione sono due, uno è americano, statunitense, e l'altro è europeo, e tedesco in particolare. E bisognerebbe fare due discorsi molto diversi per questi due teatri. I fuochi della Grande Depressione sono due, però l'epicentro è americano. La Grande Depressione è autenticamente un fenomeno globale, però l'epicentro è americano. Esattamente quello che è successo nel 2007-2008. Siamo dentro un fenomeno globale, però l'epicentro americano. Gli Stati Uniti sono in una fase di crescita molto robusta durante gli anni 20, però è una fase di crescita molto marcata da molti dualismi. Che cos'è che sta crescendo? Sta crescendo la nuova industria della mass production, è quella che trascina la crescita americana. E in particolare alcuni settori di questa nuova industria, la mass production, che sono i cosiddetti beni di consumo durevoli, radio, elettrodomestici e, insieme a tutti gli altri, l'automobile. L'automobile è il prodotto industriale del Novecento, è il prodotto che ha cambiato l'industria del Novecento e la sua
produzione in massa, l'automobile esisteva da prima, come molte cose degli anni 20 che vengono trasformate negli anni 20, esisteva da prima della prima guerra mondiale, ma è negli anni 20 che diventa un prodotto di massa, con, questo immagino lo sappiate, l'applicazione delle catene di montaggio alle grandi fabbriche automobilistiche americane, prima tra tutte la Ford e la Company. Quindi crescita, crescita sostenuta, crescita sostenuta negli Stati Uniti, crescita urbana. Sono le industrie a immagine della città che stanno crescendo, non l'intera economia americana. Su questo ci torniamo fra un attimo. Crescita urbana significa crescita di quel tipo di industria, ma anche crescita delle città, e grande fiammeggiante crescita dell'industria delle costruzioni negli Stati Uniti. Ne abbiamo due landmark che nessuno di noi può non conoscere: il Chrysler Building, il grattacielo New York, che è completato nel 1930, l'Empire State, viene completato nel 1931 con difficoltà perché è già scoppiata. Questa fase di crescita genera un grandissimo ottimismo nell'opinione pubblica americana, tra i commentatori americani, un ottimismo che purtroppo si è dimostrato infondato, da un momento all'altro, e questo da un momento all'altro è il 24 ottobre 1929, il cosiddetto giovedì nero. La storiografia ha smesso da un pezzo, forse solo i manuali del liceo continuano a farlo, di considerare in modo particolarmente significativo questo giovedì nero, il che non significa che non abbia un significato affatto. Che cosa succede a giovedì nero? Che crolla la borsa di New York, crolla l'indice Dow Jones, quello che misura il valore delle azioni americane. Tenete presente che nel 2008 le borse crolleranno molto di più di quando non sono crollate nel 2007. Ci sono degli indicatori più interessanti. Mentre la, vedetela così, non lo so spiegare, la mediana della produzione industriale dei paesi avanzati cade dopo, tra 1929 e 1930, cade del 9%, la produzione industriale americana cade dell'oltre il 20%, nel 2007-2008 non è arrivata al 4% questa caduta. La caduta del PIL americano fu nettamente maggiore, era un paese ancora fortemente agricolo, gli Stati Uniti erano un paese ancora agricolo, quindi il PIL cade di più, cade del 30%, cade di più di quanto non cade la produzione industriale. La disoccupazione arriva al 25%, che vuol dire 14 milioni di disoccupati. Questo, come vi ho detto, è decisamente il lato più drammatico della Grande Depressione, ma questo 25% nasconde in realtà dei dati ancora più drammatici. Il primo, a metà del 1929, nell'estate del 1929, il livello di disoccupazione negli Stati Uniti era al 3%. E non solo, questo 25% è una media nazionale, come ho detto prima, la crescita industriale americana, una crescita urbana, auto, semplifico oltre semplificato, auto e costruzione. Quindi il crollo dell'occupazione nelle principali città americane ha raggiunto dei picchi di oltre il 40%. In una società che non aveva un welfare state, questo significava che le persone non perdevano solo il lavoro, perdevano la casa, scivolavano nella povertà, non mandavano più i figli a scuola, e questo significa che ci sono stati degli effetti che gli economisti, non solo loro, chiamano effetti cicatrice, che si sono riproposti nelle generazioni a venire. Ci sono degli effetti intergenerazionali molto importanti della crisi del 29. Il Martino, che è un cultore, adesso non ci ascolta, ma è un cultore di Bruce Springsteen, sa di che cosa stiamo parlando. Qui siamo a quello che dicevo prima, è la prima volta che il mondo capitalistico, il mondo dell'industria, si accorge che la disoccupazione di massa è possibile. Però non si capisce perché. Non si capisce perché fino a quando, anche questa è una semplificazione, diciamo il punto di svolta nella comprensione, è l'uscita
un'opera seminale, si dice così, nella teoria economica, che è la teoria generale dell'occupazione dell'interesse della moneta di John Maynard Keynes, 1936. Anche in questo caso Keynes mette lì dentro cose che stava ragionando, scrivendo e pubblicando in realtà da 15 anni. Però questa teoria generale propone, lo capite anche dal titolo, non occorre essere economisti, propone di trovare, di vedere, di comprendere che c'è un legame tra questi tre grandi aggregati: l'occupazione, il tasso di interesse e la quantità di moneta che c'è in circolazione. Da allora, dagli anni 30, non è che si possa dire che della Grande Depressione si sia capito tutto, rimane un gigantesco enigma, però negli ultimi 20-25 anni si sono fatti veramente molti progressi di comprensione. E quali sono le sorgenti di questi progressi di comprensione? Perché? Beh, da storici questo dovrebbe interessarci particolarmente. Secondo me le ragioni sono due. Una, torno a sottolineare il ruolo della tecnologia dentro il nostro tempo. Un impegno intenso nell'analisi storica dell'utilizzo di nuove fonti di dati e l'elaborazione di nuove fonti di dati. E la seconda ragione è uno slittamento importante nel paradigma della teoria economica. Io provo a dire due cose su entrambe questi fenomeni. Analisi di nuove fonti di dati. Nuove fonti di dati sono studiate con mezzi altrettanto nuovi. Gli anni 80 sono gli anni in cui le tecnologie dell'elaborazione dei dati si diffondono come non era dato fino a quel momento. Le tecnologie del data processing esistevano già, ma la loro diffusione anche in un'aula felice come le nostre ce le deposita qui i computer. Questo dà la possibilità di disaggregare quelle grandi masse di dati che dicevano fino a un certo punto e di cui disponevano gli economisti fino a quel momento. Cioè gli indicatori precedenti vengono disaggregati, vengono definiti nel più fine dettaglio. E così si costruiscono delle nuove serie storiche sul lavoro, sull'occupazione, per settori industriali, in qualche caso addirittura per singola impresa. Sono dati ovviamente che derivano dall'ILO, dal Bureau Labor Statistics, dalla Società delle Nazioni. In qualche modo erano dati che erano già disponibili, la loro elaborazione non era possibile. La loro elaborazione è la possibilità di scambiarsi questi dati attraverso la rete. E qui siamo già negli anni 90. Dicevo, si sono ottenute delle informazioni, specie sull'industria manifatturiera, che riguardano i singoli mesi, addirittura in qualche caso le singole settimane, a partire da tutti gli anni 20 sostanzialmente. Si sono raffinati gli indici sui prezzi al dettaglio e sui prezzi all'ingrosso, i dati sulle importazioni e sulle esportazioni, sui tassi di cambio, sui tassi di sconto. Il tasso di sconto è il tasso che le banche centrali applicano e che diventa il tasso di interesse a cascata di tutto il sistema. I salari nominali, i depositi bancari, la quantità di moneta in circolazione. Tutto questo per quelli che erano i 30, quasi 30 paesi più sviluppati da allora. Quindi un avanzamento di raccolta di dati colossale. Però non è meno importante quello che accade sulla teoria economica, sul versante della teoria economica. Parto con una roba che sembra complicata. Sono gli anni della microfondazione della macroeconomia, sembra uno scioglilingua. Si vanno a studiare dentro i grandi aggregati, cioè senza perdere di vista quei grandi aggregati che abbiamo denunciato prima, no? Offerta, domanda, moneta. Si vanno a studiare i principali agenti che attuano le scelte economiche, i consumatori, le imprese, i governi. E poi la macroeconomia si rivolge a studiare i mercati finanziari e lo fa con una strumentazione nuova, con delle ipotesi nuove, e in particolare va a studiare come si distribuisce l'informazione nel mondo della finanza. Spero che non sia una semplificazione eccessiva.
finanza vuol dire una cosa, vuol dire rapporti di debito credito. Ci sono dei creditori, persone in eccesso di capitale su un lato, persone in difetto di capitale dall'altro. La finanza è il punto di incontro attraverso gli strumenti finanziari. I più banali sono le azioni, che rappresentano titoli di proprietà delle imprese, e le obbligazioni, che rappresentano titoli di debito delle imprese, ma anche dei governi. Ecco, la nuova macroeconomia va a studiare le cosiddette asimmetrie informative, perché laddove c'è asimmetria informativa, il mercato, i meccanismi di scambio di mercato falliscono. Lo conoscerete tutti il nome di Joseph Stiglitz. Il Nobel l'ha vinto per questo, per gli studi che ha dedicato a come funzionano le asimmetrie informative e come asimmetrie informative possono arrivare, quando sono molto pronunciate, possono arrivare a bloccare il mercato del credito. Fino a che non si è ragionato in questi termini, per esempio, non si riusciva esattamente a spiegarsi perché dentro le crisi finanziarie succede sempre la stessa cosa, dentro le bolle finanziarie succede sempre la stessa cosa. C'è una fase di ascesa in cui tutti comprano perché tutti comprano, e una fase di crescita, di decrescita, di scoppio della bolla, in cui tutti vendono perché tutti vendono. Questo è un caso in cui la stessa dinamica ci denuncia che abbiamo a che fare con un'asimmetria informativa. Se non conosciamo abbastanza, o non abbiamo abbastanza tempo, o non è ragionevole che noi impieghiamo il nostro tempo per andare a capire che titolo abbiamo acquistato, facciamo quello che fanno gli altri. Perché è quello che fanno gli altri che convoglia l'informazione che ci serve. Magari la convoglia in modo sbagliato. Come a dire che non occorre pensare che il mondo sia impazzito per fare questo. E io trovo che questa cosa qui sia un avanzamento davvero importante. Ogni volta che dal comportamento umano si toglie quest'area che chiamiamo, nei modi più strani, no? Ma spesso viene detto di irrazionalità, beh, secondo me si capisce qualche cosa di più di come funziona il mondo. E questo non significa che l'irrazionalità non ci sia. Quindi, slittamento in questa direzione, che è uno slittamento anche verso una maggiore attenzione della teoria economica a quello che significa, che significano le istituzioni. Per esempio, la nuova macroeconomia presta molta attenzione ai livelli di scolarizzazione dentro i sistemi economici, e la generazione della Grande Depressione è una generazione incommensurabilmente più scolarizzata di quella che era entrata dentro la guerra mondiale, perché è una generazione dei paesi avanzati, anche qua semplifico oltre il legittimo, è la generazione che ha capitalizzato ciò che diversi governi hanno fatto in termini di obbligo scolastico a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento. La teoria economica fa un'altra cosa, amplia il fuoco dell'attenzione dagli eventi americani a un fuoco molto più comparativo, che esamina quindi, l'ho detto prima, sono circa 26 paesi del mondo, e ogni spiegazione della Grande Depressione sarebbe totalmente incompleta se non avessimo a che fare con qualcosa che tenta di spiegare quello che è autenticamente un fenomeno globale che riguarda non solo quei 26 paesi del mondo, ma riguarda più di 50 paesi del mondo. Bisognerebbe fare un esercizio che non ho pensato di fare. Oggi i paesi del mondo sono 220. Ma di sicuro negli anni 20 erano molti meno di così, quindi 50 paesi del mondo pesavano immensamente. Allora, una scoperta chiave intorno ai meccanismi della Grande Depressione l'ha fatta un signore che si chiama Barry Eichengreen, un economista di Berkeley, University of California, Berkeley, che ha messo in luce questa correlazione. Cioè, la prima cosa che ha scoperto è stata questa: i paesi che hanno abbandonato il gold standard, cioè il sistema internazionale dei pagamenti che vigeva, era tornato a essere in funzione nel corso della metà degli anni 20, i paesi che hanno abbandonato il gold standard per primi sono quelli che sono usciti dalla Grande Depressione per primi. È curioso, c'è una
un indizio che ci fa pensare, anche se non sapessimo nulla, cioè un indizio che fa pensare alla grave depressione immediatamente come fenomeno globale, della sincronia con cui si scatena. La sincronia degli anni 29-31 ovviamente è un po' più lenta di quella del 2007-2008 perché la tecnologia con cui si trasferiva l'informazione era più lenta di quella istantanea a cui facciamo affidamento noi. Però c'è una sincronia nello scoppio della Grande Depressione che non corrisponde invece a una quale sincronia nel timing dell'uscita dalla Grande Depressione. E questa di Heidegger è una scoperta importante perché consente di tenere insieme contemporaneamente quelle che erano state le due grandi scuole di pensiero sulla Grande Depressione. La cosiddetta scuola che andava a studiare la struttura, cos'era successo, come era cambiata la struttura economica con, e quindi semplifico di nuovo, la spiegazione keynesiana, e invece le spiegazioni che puntavano a dare maggiore attenzione, enfasi alle policy, alle politiche, in particolare le politiche monetarie, la scuola monetaria per appunto. In questo caso il volume seminale è quello di Alan Friedman e Anna Schwartz, che è uscito nel 1965. La spiegazione di Friedman e Schwartz della Grande Depressione è una spiegazione monetaria. Ecco, Eichengreen e Bernanke, un'intera nuova generazione di studiosi, riesce a tenere insieme queste due spiegazioni, riesce a tenerle insieme in uno sguardo comparativo per oltre 26 paesi del mondo. E quindi che cosa ci viene detto? Il fattore dominante che dell'innesco della Grande Depressione ci si presenta come un declino violentissimo della domanda aggregata. Che cos'è la domanda aggregata? Scusate se questo è ovvio per qualcuno. I consumi delle famiglie, gli investimenti delle imprese e dovremmo dire anche la spesa pubblica degli stati, ma quello non era un mondo in cui i governi avessero leva sulla propria spesa pubblica o l'avevano molto imbrigliata nel suo standard. E invece la terza pilastro fondamentale della domanda, le esportazioni. Le esportazioni sono la domanda del resto del mondo rivolta verso un determinato sistema economico. Ora, siccome la Grande Depressione scoppia negli Stati Uniti e siccome gli Stati Uniti in quel momento, 1929, rappresentano un terzo della produzione che soddisfaceva la domanda del resto del mondo, cioè il 30% dei prodotti primari di cui il resto del mondo aveva bisogno arrivava dagli Stati Uniti, la caduta delle esportazioni americane gli dà anche una vera dimensione della portata iniziale della depressione stessa. Gli investimenti si schiantano, guardate, salto i dati perché vedo che il tempo passa a rotta di collo, i consumi si schiantano, la spesa per la costruzione residenziale si schianta. Nel 1929, solo in quell'anno, erano stati prodotti 5 milioni di auto, nel 1933 ne viene prodotto meno di 1 milione con metà della forza lavoro. E le costruzioni dell'auto, insieme alle costruzioni, all'edilizia, erano, come abbiamo detto prima, i veri pilastri della crescita americana negli anni 20. E oltretutto, soprattutto l'industria dell'edilizia, come sapete, è un'industria enormemente che occupa molta forza lavoro, quindi crollo dell'industria delle costruzioni, crollo dell'occupazione. Ma non solo, l'industria delle costruzioni, soprattutto l'industria delle costruzioni americane, quella in grado di edificare l'Empire State Building, si portava dietro l'industria dell'acciaio, l'industria delle leghe leggere, l'industria del vetro industriale, l'industria della refrigerazione, perché quelli erano palazzi già riscaldati e raffreddati, l'industria del cemento, l'industria degli arredamenti, l'industria dei mattoni. Ecco che a cascata viene giù tutto. Un colossale collasso della domanda. Ma il collasso più drammatico si registra sui fronti dell'agricoltura, che invece non aveva conosciuto quei fiammeggianti anni 20 che aveva conosciuto l'industria. Il collasso dell'agricoltura
porta giù il reddito agricolo del 65% a seguito della caduta dei prezzi agricoli. Questo è un fenomeno mondiale, non solo americano, ma negli Stati Uniti è molto pronunciato. Colpisce degli agricoltori già fortissimamente indebitati col sistema finanziario, che cessano di pagare i propri debiti e quindi contribuiscono a quei crolli bancari che sono alimentati anche dalla crisi dell'industria. Saltano per prime le banche piccole, le banche locali. Il sistema americano ha un sistema bancario molto arretrato, molto più arretrato del sistema europeo. Il sistema bancario americano non concede, fino a tempi molto recenti, fino agli anni 70, alle banche di uscire giuridicamente dai confini del proprio Stato. Quindi sono banche troppo piccole, ce ne sono troppo piccole. Al primo shock importante non reggono e cedono. Ci sono 800 fallimenti bancari nel corso della Grande Depressione. E qui torniamo alle nostre domande: che cosa l'ha causata, che cosa l'ha trasmessa, perché è durata così a lungo, in particolare perché è durata così a lungo la disoccupazione. Abbiamo detto, era il 3% nell'estate del 29, sale al 25% alla fine di quell'anno, nel 32 è ancora al 23% e siamo già alla vigilia del New Deal. Roosevelt viene eletto, come sempre accade negli Stati Uniti, nell'autunno del 32 e prende il potere nel febbraio del 33. Il New Deal, primo New Deal, corrisponde alle manovre dei primi 100 giorni della presidenza di Roosevelt. Nel 34 torna al 25%, nel 36 scende ma è ancora al 17%, si apre una nuova recessione, nel 38 ancora al 20%, nel 40, ormai dentro la seconda guerra mondiale, la disoccupazione americana è ancora al 14%. Quindi non solo livelli molto alti di disoccupazione, ma drammaticamente persistenti nel tempo. Ecco perché questo è un fenomeno a cui vale la pena di dedicare dell'attenzione. Allora, che cosa dice la nuova, nuova storia economica? No, è più probabilmente la nuova economia storica. Quelli che fanno questo genere di ricerche non sono esattamente degli storici economici, come siamo stati formati ad essere io e voi. In questo non c'è una differenza, una frattura generazionale, però dentro la mia disciplina, io insegno storia economica, comincia ad agitarsi ora, che siamo a metà degli anni 10, degli anni 2000, qualche cosa che nel mondo anglosassone ha cominciato ad agitarsi molto tempo fa, diciamo 20-25 anni fa. A questi temi di storia economica si dedicano gli economisti. Si dedicano degli economisti attenti al lungo periodo, certamente, ma si dedicano con la strumentazione teorica e con le tecnicalità dell'economia e dell'econometria. Allora, qui abbiamo, e di nuovo semplifico, una tesi, diciamo così, portata avanti da Ben Bernanke, che dice che il principale fattore depressivo della domanda aggregata fu la contrazione dell'offerta a livello mondiale, innescata da quello che è successo negli Stati Uniti, anzi da alcuni errori clamorosi della Federal Reserve, e poi portata al resto del mondo, che era interconnesso, e questo è il contributo di Eichengreen, dal sistema internazionale dei pagamenti che vigeva in quel momento, il gold standard. E quindi il gold standard che fa da veicolo del contagio di quella che poteva essere una crisi molto grave, ma una crisi in qualche modo contenibile, quantomeno contenibile entro i confini americani, e la fa diventare una pandemia catastrofica. Allora, spiegare perché degli shock monetari, perché quello che accade sul fronte monetario ha degli effetti così micidiali sulla la cosiddetta economia reale, cioè dove si produce, dove si trova lavoro, o dove non si produce e non si trova lavoro. Ecco, questo è un tema cardine della macroeconomia da quel momento, e la macroeconomia ha continuato a ragionare su questo, sulle crisi finanziarie, sui mancati aggiustamenti nel mercato del lavoro, sul panico bancario, sugli effetti domino che partono dai fallimenti delle imprese e si riverberano sui sistemi creditizi e viceversa. Esattamente questo genere di
circolarità che siamo immersi oggi, crisi dell'industria italiana, in particolare di un'industria che in Italia ha il carattere di piccola e media impresa, che dipende e contemporaneamente alimenta la crisi del credito che in Italia non c'è. Il flusso del credito mondiale che smette di funzionare, questo è quello che è accaduto ai piedi degli anni 20. Allora, per capire le dinamiche, per ragionare di cause, e io non so quanto oggi riuscirò a dirvi, ma quantomeno vi posso dire che cosa avrei voluto dirvi, per ragionare di cause dobbiamo di sicuro allargare il fuoco temporale. Dobbiamo allargare il fuoco temporale, dobbiamo allargare il fuoco geografico. Abbiamo detto che i poli della Grande Depressione sono due, uno sono gli Stati Uniti e l'altro è l'Europa, ma in particolare la Germania. L'epicentro della crisi europea è la Germania o la Germania e l'Austria, secondo me. Ci sono almeno tre conseguenze della Prima Guerra Mondiale che hanno un impatto molto forte sulla Grande Depressione, anzi in realtà che depositano o costruiscono quell'onda lunga, quello tsunami che poi si rovescerà nel 1929 e ribalterà nel mondo. L'Europa, allora abbiamo detto prima, Stati Uniti in crescita fiammeggiante anche se duale, era un particolare settore dell'industria americana che trainava tutto il resto. L'economia europea ha un colore molto diverso, è uscita da una guerra sanguinosa che ha fatto almeno altrettanti morti sul campo di quanto non abbia poi fatti l'ultima delle grandi epidemie di questo continente. Ci sono tre conseguenze della Prima Guerra Mondiale che ragionando di Grande Depressione non ci possiamo dimenticare. Cambia il carattere e soprattutto è enormemente amplificata la fragilità delle nuove istituzioni politiche. Cioè dalla guerra, dalla Prima Guerra Mondiale emerge un'Europa certamente molto più democratica, incommensurabilmente più democratica di quella che ci è entrata. Non dimentichiamoci, quello è lo spartiacque della contemporaneità. La Prima Guerra Mondiale è combattuta da un esercito di popolo, da un esercito a coscrizione obbligatoria. Dicevo, un'Europa molto più democratica ma molto meno stabile di quella che era entrata. Sono schiantati tutti i grandi imperi europei all'uscita della Prima Guerra Mondiale. Che cosa significa meno stabile? Pensiamo a tutte le rivendicazioni delle minoranze europee. Nel mondo che era stato l'impero austro-ungarico, in modo certamente pronunciato, ma non solo, dalla Polonia all'Irlanda. Pensiamo all'internazionalizzazione del corridoio di Danzig. La cosa importante da capire è che questa instabilità non fu limitata alle nuove democrazie, ma in realtà fu delle democrazie tout court. Tutti i governi europei escono dalla guerra molto meno stabili di come ci erano entrati, anche il governo britannico, anche il governo francese. C'è poi la questione delle riparazioni tedesche, su cui io non ho tempo di fermarmi, ma spero che voi sappiate di cosa sto parlando. Questione delle riparazioni tedesche che vengono imposte alla Germania, tragicamente, in modo tragicamente sbagliato, eccessivo. La Germania non è in grado di pagare quei livelli di richiesta di riparazione. E in un momento in cui il gold standard, il sistema internazionale dei pagamenti, quindi l'agganciamento delle monete all'oro, è stato sospeso, e sospeso con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il governo democratico tedesco fa l'unica cosa che poteva fare, cioè paga i propri debiti, le riparazioni di guerra, stampando moneta. E questo scatena il più grave episodio di inflazione che il mondo capitalistico avesse conosciuto fino ad ora. Il marco tedesco vale, cioè un dollaro viene scambiato per 15 marchi nel 1921, per 500 nel 1922 e
veramente non riesco a ricordarmi la cifra che viene scambiata alla fine del 1923, ma il marco alla fine del 1923 vale un bilionesimo di quanto valeva prima della guerra, cioè uno fratto un miliardo di miliardi. Questo ovviamente non ha nessun senso se non dentro i meccanismi della contabilità nazionale, dei meccanismi del commercio internazionale, dei flussi di capitale. Il marco è completamente polverizzato e solo a quel punto gli Stati Uniti, che escono dalla prima guerra mondiale molto recalcitranti a prendere quella leadership geopolitica che era stata dell'Inghilterra e che l'Inghilterra non riesce più a tenere, varano il piano cosiddetto Dawes, un piano di prestiti americani alla Germania che consente non solo di mettere un poco di ordine nelle riparazioni tedesche, un poco, ma soprattutto di ripristinare il gold standard in Europa. La terza conseguenza della prima guerra mondiale ha a che fare con questo intreccio perverso che c'è tra la questione delle riparazioni tedesche e la questione monetaria in Europa, ma soprattutto in Germania. Perché è come se la memoria di quella iperinflazione fosse stata ancora più potente del fenomeno che di per sé è stato potentissimo, deflagrante nella società tedesca. La memoria dell'iperinflazione tedesca prosegue, ma non solo durante tutti gli anni 20 e certamente negli anni 30 con i tragici epilogi politici che hanno avuto in Germania, ma in qualche modo forse ci potete leggere qualche cosa anche nelle politiche economiche di Angela Merkel, di questa memoria dell'iperinflazione tedesca. Questa era la premessa. Quello di cui volevo parlarvi sono le cause che si depositano lentamente a partire dal primo conflitto mondiale e che, ripeto, è come se generassero un'onda, come un'onda di tsunami che si deposita alla fine degli anni 20 e la generazione che ha studiato, ha ristudiato, ha rivisto la Grande Depressione, io semplificando vi ho richiamato il nome di Bernanke e Heidegger, riporta a quattro principali cambiamenti che sono in corso che si accelerano durante gli anni 20, ma che sono cominciati con l'ingresso nel mondo nel primo conflitto mondiale. Li leggete alla lavagna. Quali sono questi quattro cambiamenti? Non so che cosa riusciremo a arrivare a dire, però so che vanno capiti tutti insieme perché tutto c'entra con tutto. Cambiamenti nella composizione della produzione, questo è un tratto specificamente americano, nell'industria e nell'agricoltura. Cambiamenti nella struttura del mercato del lavoro, questo è un tratto anche americano, ma in questo l'Europa anticipa gli Stati Uniti. Cambiamenti radicali nell'operatività del sistema monetario internazionale, il sistema internazionale dei pagamenti, il gold standard. Cambiamenti nei meccanismi di aggiustamento degli squilibri delle bilance dei pagamenti. Sembra una cosa noiosa parlare di bilancia dei pagamenti, ma è abbastanza importante capire che cosa sono le bilance dei pagamenti, perché noi durante alla fine degli anni 20 abbiamo dei paesi che sono sistematicamente in avanzo di bilancio dei pagamenti, cioè che ricevono più flussi di capitale dall'estero di quanto non cedano all'estero, e paesi che sono sistematicamente in disavanzo. E questa è esattamente la situazione che ha preceduto il 2007-2008, con gli Stati Uniti sistematicamente in disavanzo e la Cina sistematicamente in avanzo. E non siamo ancora usciti da questo sbilanciamento, da questo global imbalance, come lo chiamano gli economisti. Partiamo dai cambiamenti nella composizione della produzione. Qui, e soprattutto nell'industria americana, stanno succedendo molte cose che hanno radicalmente condizionato il Novecento, ma in realtà che hanno radicalmente condizionato le vite di tutte le generazioni successive. Noi siamo circondati da oggetti e prodotti dell'industria che arrivano da lì, che non sono sempre esistiti, arrivano dagli anni 20. Declinano nel commercio mondiale, declina marcatamente l'importanza di tutti quei prodotti base che avevano fatto la fortuna del commercio mondiale ottocentesco,
commercio mondiale ottocentesco è stata una cosa colossale, è aumentato di 33 volte in volume tra il 1820 e il 1913. È aumentato il commercio mondiale molte, molte volte di più di quanto non sia aumentata la produzione mondiale, che pure aumentava molto, perché gli effetti della rivoluzione industriale percolano giù da tutto il resto del continente europeo e anche ben fuori dal continente europeo. Bene, quel commercio impallidisce perché cambiano i prodotti che vengono commerciati e inizia il commercio su offerta americana di prodotti del tutto nuovi, che sono quelli legati alla seconda rivoluzione industriale, agli elementi di punta della seconda rivoluzione industriale, quindi i prodotti della nuova chimica, i fertilizzanti, i coloranti, la plastica, le fibre sintetiche, i prodotti dell'industria farmaceutica. Qui ci potremmo anche fermare e dire che impatto poi hanno avuto queste cose sulle trasformazioni della demografia del mondo occidentale. Le applicazioni elettriche, prima di tutto, quella importantissima convergenza che si ha tra il motore a scoppio e le applicazioni elettriche. Cioè, nascono dentro questa fase di seconda rivoluzione industriale una serie di tecnologie a vasto potenziale, si chiamano General Purpose Technologies. Quello che è stato Internet negli anni 90, negli anni 0, sono state queste tecnologie negli anni 20. Soprattutto, ripeto, le applicazioni del motore e del motore elettrico in particolare. Poi non dovremmo dimenticare l'industria alimentare, quindi l'industria del food processing, quindi una confluenza nuova tra agricoltura e industria che si crea in quel momento. Gli elettrodomestici, ecco le cose da cui siamo circondati. La radio esiste da prima, ma commercialmente prende slancio negli anni 20 e la radio è il medium di tutti i regimi democratici e autoritari del periodo tra le due guerre. Potremmo andare avanti, la cerniera lampo, la macchina fotografica, le nuove macchine agricole. Che tratti ha questa nuova industria? Che tratti ha questa nuova, dal punto di vista economico, due molto importanti. Economia di scala è un modo per dire che per produrre queste cose ci sono delle economie, quindi dei vantaggi di costo se si produce al di sopra di una certa dimensione. Quindi le industrie di questa seconda, di questa fase della seconda rivoluzione industriale sono le nuove grandi industrie e dentro le nuove grandi industrie le nuove grandi fabbriche. Esattamente quelle nuove grandi fabbriche che nel mondo occidentale se ne sono andate con gli anni 80-90 della fine del secolo. Non è che se ne è andata l'industria da questo mondo, se ne è andata dal mondo sviluppato. C'era arrivata dagli anni 80-90 del secolo precedente. Economia di scala, quindi vantaggi. Cioè, si abbattono i costi medi quando si supera una certa soglia di produzione. È per questo che non ci sono piccole acciaierie o piccole industrie chimiche. Ci può essere una piccola fabbrica di scarpe, ma non ci può essere una piccola fabbrica chimica o una piccola raffineria. Economia di scala, marcatissimi guadagni di produttività. La produttività, cioè il rapporto tra la produzione e i singoli fattori di produzione, tra quanto si produce per unità di lavoro o per unità di capitale investito, schizza verso l'alto, non ovunque, in questi nuovi settori dell'industria americana, nei settori della produzione di massa. Quindi una porzione dell'industria americana che è in grado di produrre moltissimo e a cui conviene produrre solo se produce moltissimo, solo se produce in massa per l'appunto, e che combina una tecnologia nuova a forme organizzative del lavoro del tutto nuove, le cosiddette, il Taylor Fordismo, di nuovo semplifico tutto. Una capacità produttiva che è connotata così, certamente è capace di un immenso potenziale, però c'è un dark side. Ha un importante effetto collaterale, espone l'economia a una instabilità ciclica molto più elevata di quanto non facesse l'industria precedente, espone l'economia a rischio di recessione molto di più di quanto non facesse la configurazione della produzione precedente,
In questo caso è importante il movimento quantitativo, cioè l'industria dei beni di consumo durevoli, di quello di cui stiamo parlando, pesava qualcosa come il 5% nella produzione americana nel 1914, pesa il 25% nel 1929. Quindi abbiamo una crescita molto importante di questa industria innovativa, ma capiamo che la direzione del cambiamento, in questo caso è più importante della dimensione del cambiamento. La storia riserva spessissimo questo genere di tratti. È come dire che siamo di fronte a una dinamica non lineare. Gli effetti non sono del tutto commisurati al dosaggio della causa. Su tutto questo dobbiamo innestare l'innovazione finanziaria. Nuovi contratti di credito rateale. Sembra una cosa banale, ma nel mondo finanziario degli anni 20 non lo è per niente. Sono i nuovi contratti di credito rateale concessi dalla finanza americana, la finanza tout court, ma quella americana in particolare, che garantiscono ai cittadini, al cittadino medio americano, di poter acquistare quel genere di prodotto, che era un prodotto costoso e durevole. Beni di consumo durevoli significa questo. L'automobile ovviamente è l'epitome di quello che sto dicendo. Allora, questi beni di consumo durevoli venduti attraverso contratti di vendita rateale, lo capiamo immediatamente, come se esponessero una natura ibrida tra beni di consumo senso stretto, il frigorifero, e beni di investimento. E come tutti i beni di investimento, reagiscono a un indicatore, il tasso di interesse. Infatti si comprano indebitandosi e ci si indebita pagando degli interessi. Allora, quello che accade sul fronte monetario dell'economia, lo capite da qui, che ha un impatto immediato su quello che accade sul fronte produttivo dell'economia. Sono dei beni di consumo durevoli, quelli che trascinano l'economia americana negli anni 20, che possono essere acquistati per molte fasce di popolazione americana, per la nuova middle class americana, soltanto a credito. E la middle class americana lo fa. Quindi gli anni 20 costruiscono una bolla, in qualche modo legata ai consumi, che non ha in nessun modo la stessa dimensione della bolla legata ai consumi degli anni 90, degli anni 0, insomma, enormemente più ampia. Però che in qualche modo le è simile. Soprattutto ci dice che si apre un canale in più, questo sui beni di consumo durevoli, un canale in più di contagio tra la crisi che di a poco scoppierà sui mercati finanziari e i mercati della produzione e del consumo. E questa apertura di una finestra di contagio ovviamente aumenta, amplifica l'instabilità dell'economia, anche dell'economia reale. Questo accade sul versante dell'industria, è molto diverso il tenore dei cambiamenti che stanno generandosi sul versante dell'agricoltura. Nell'agricoltura il prodotto cardine è il grano, o meglio, i grani, le granaglie. Nell'agricoltura degli anni 10, degli anni 20. Tenete presente che con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale le esportazioni dall'Europa si interrompono perché l'Europa è in guerra. Non solo, nel 1917 la rivoluzione di ottobre sottrae uno dei più grandi produttori di grani del mondo, la Russia, al commercio internazionale. La Russia esce dai flussi di scambio mondiali. Tra il 1913 e il 1918, teatro di guerra, questa contrazione della produzione agricola europea, quindi del mercato mondiale, viene occupata da, potremmo dire, dagli Stati Uniti, ma è molto più corretto dire che è occupata dal nuovo mondo, anzi dai nuovi mondi. È occupata dagli Stati Uniti certamente, per esempio nell'America Latina, ma
potremmo accorgerci che in Canada l'estensione della superficie coltivata in quei 5 anni, 13-18, aumenta dell'80%. E ci sono dei fenomeni analoghi per portata anche in Argentina, dove in questo caso aumenta la superficie dedicata al pascolo dei bovini, in Australia e in Nuova Zelanda, dove aumenta la superficie dedicata al pascolo degli bovini, che alimentano il mercato mondiale. Siamo ancora dentro il conflitto. Per tutti questi paesi del Nuovo Mondo, durante la guerra si registrano due innalzamenti paralleli dei prezzi dei prodotti agricoli e del prezzo della terra. Quindi abbiamo agricoltori dei nuovi mondi che acquistano sempre più terra, confidando nell'aumento dei prezzi di ciò che producono, e per acquistarla si indebitano sul sistema finanziario mondiale, in particolare sul sistema finanziario americano. Solo che nel 18 l'Europa della guerra esce, di lì a qualche anno ricostruisce le proprie potenzialità, o almeno una parte delle proprie potenzialità economiche, e il ciclo si inverte, cioè quella crescita dei prezzi agricoli con il 21, 22, 23 si flette. E qui troviamo un'altra caratteristica sistemica che vale la pena di sottolineare, più ovvia per gli storici che per gli economisti, una cosa che nella dinamica del sistema si chiama isteresi. È come se il sistema, in questo caso il sistema economico mondiale, reagisse in ritardo allo stimolo che riceve. I prezzi agricoli cominciano a flettere già dal 20-21, ma gli agricoltori del mondo non riducono le loro produzioni. Sono indebitati fino ai capelli e cercano di compensare tragicamente i guadagni che vanno perdendo, perché ciò che vendono lo vendono meno, aumentando le loro produzioni, ma in questo modo alimentano ulteriormente la caduta dei prezzi. Allora noi abbiamo, dall'uscita dal conflitto, abbiamo un'intera porzione di agricoltura mondiale che è in crisi, certamente è in crisi l'agricoltura americana. Ma l'agricoltura americana conosce un altro cambiamento ancora, la sua meccanizzazione. I nuovi prodotti agricoli dell'industria americana arrivano nell'agricoltura americana. La produttività della terra, cioè quanto si può estrarre da un singolo appezzamento, e ancora di più la produttività del lavoro agricolo, si impennano. Questo significa che ci vogliono molte meno braccia per produrre quello che si produceva prima. Questo significa che la meccanizzazione dell'agricoltura americana durante gli anni della prima guerra mondiale e durante gli anni 20 espelle manodopera dalla terra americana. E questo è stato un fenomeno enorme che precede la crisi del 1929, anche se la crisi del 1929 esaspera la crisi dell'agricoltura americana. Quello che leggete in Furore di Stanley, o che vedete nel film bellissimo che è stato tratto, Furore esce nel 39, il film del 40, quello che leggete, che vedete lì, è esattamente quello che vi sto raccontando un po' per numeri. Ora, basterebbe quello che abbiamo detto fino adesso per capire che tutto questo minacciava già la tenuta del sistema finanziario globale. Ci sono dei debiti che montano dentro il sistema finanziario globale, esattamente quello che succede negli anni zero del nostro secolo, del nostro millennio. Solo che non è tragicamente tutto. Quindi gli agricoltori di tutto il mondo, gli agricoltori di tutto il mondo sviluppato, gli agrari di tutto il mondo sviluppato, esercitano pressioni congiunte sui rispettivi governi perché i rispettivi governi applichino delle tariffe protezioniste per difendere le produzioni nazionali. Per intenderci, gli Stati Uniti adottano una tariffa protezionista a difesa della loro agricoltura già nel 1922, molto prima della famigeratissima tariffa Smooth and Dole del 1903. Ma naturalmente non solo gli Stati Uniti.
Ora, il peggiore effetto che fa il protezionismo tra gli anni 20 e gli anni 30 è quello di peggiorare la crisi di tutti i paesi debitori, specie in America Latina, ma non solo in America Latina. Secondo canale di cambiamenti, cambiamenti che riguardano la struttura del mercato del lavoro. Questo è un discorso pieno di sfaccettature. Allora, gli anni 20 in Europa sono certamente anni di disoccupazione pronunciata, circa il 10% in paesi come la Gran Bretagna o la Germania, ma non lo sono negli Stati Uniti. Abbiamo detto che siamo sotto il 3% fino al 1929. Però gli anni 20 sono gli anni in cui cresce la forza delle organizzazioni sindacali, e questo è un cambiamento epocale nell'industria, soprattutto nell'industria dell'auto americana, che ha un sindacato molto forte. Qui c'è qualcosa da capire importante per la storia del Novecento. Il conflitto industriale e la forza dei lavoratori nasce dentro le industrie della mass production. In qualche modo potremmo dire che la forza dei movimenti operai si afferma dentro le industrie di massa. E questo perché l'industria di massa è quella che concentra di più i lavoratori. Quindi abbiamo un tasso di sindacalizzazione della forza lavoro che non ha precedenti storici rispetto al periodo che fa entrare il mondo nella prima guerra mondiale. E questo spinge gli industriali, soprattutto quegli industriali dei settori di punta dell'industria americana, ad aumentare i salari. Perché? Per scongiurare la minaccia di scioperi. Hanno una forza lavoro nuova, una forza lavoro molto più affabilizzata di quella precedente, hanno una forza lavoro su cui la grande impresa investe, cioè una conoscenza necessaria all'operaio che è data dall'impresa, e non è del tutto immaginabile, non sarebbe del tutto neutrale un turnover di operai che sia senza costi per il padronato. Alla Ford i salari arrivano a 5 dollari l'ora per 8 ore di lavoro. Erano meno di 2 dollari e mezzo per 9 ore di lavoro prima della prima guerra mondiale. È una cosa che immagino saprete, il presupposto della grande produzione di massa sono i consumi di massa, quindi si vogliono degli operai che siano anche dei consumatori di ciò che producono. Ora, noi abbiamo un processo di sindacalizzazione che in Europa è anche precedente quello americano. È un processo di sindacalizzazione che amplia il ventaglio rivendicativo. Non si chiedono soltanto salari più alti, si chiede un intero ventaglio di nuove protezioni sociali che in qualche misura vengono accordate. E questo significa ridurre la flessibilità dei salari verso il basso, cioè quel meccanismo di aggiustamento che aveva sempre funzionato dentro il sistema capitalistico dagli albori della prima rivoluzione industriale, senza che nessuno se ne accorga, se non forse i percettori di quei nuovi stipendi, che venivano pagati con una disciplina in fabbrica severissima, di tipo militare, terribile, non dimentichiamoci mai l'altra faccia della medaglia, beh, la flessibilità dei salari si interrompe, non scivolano più verso il basso, come diceva Engels, che i salari si potevano comprimere fino al livello di riproduzione fisica della classe operaia. Non è più così. Cioè, il lavoro, il mercato del lavoro tra le due guerre si è profondissimamente trasformato ed è trasformato da tutti quegli altri fattori che ho detto prima, per esempio l'apparizione dei sussidi di disoccupazione. Negli anni 30 negli Stati Uniti si trasformerà ancora di più perché c'è una pressione congiunta della del governo americano e del padronato per far sì che i salari non crollino. Solo che c'è
un altro lato della medaglia, anche qui non crollano i salari, ma i lavoratori sono impiegati molto poco, spesso sono impiegati per metà della settimana, per metà delle ore. Si dice che si irrigidisce l'offerta di lavoro, in parte per ciò che sta accadendo sul fronte della tecnologia. Gli economisti dicono si alza il livello di disoccupazione naturale, di equilibrio. Sostanzialmente per tenere il sistema in equilibrio ci vogliono meno lavoratori. Terzo cambiamento, e qui arriviamo alla parte più complicata. Bisogna fare aprire una parentesi non piccola. Una vera e propria economia mondiale, un'economia mondiale profondamente integrata nelle sue tre dimensioni di scambio di merci, persone, cioè lavoro, forza lavoro e capitali, è profondissimamente accentuata dopo il 1860-1870. E questa nuova integrazione dell'economia mondiale è contemporaneamente alimentata, mentre alimenta una cosa che non era mai esistita prima, cioè un sistema internazionale dei pagamenti che si chiama Gold Standard. Il Gold Standard è il primo sistema internazionale dei pagamenti, un accordo, provo a spiegarvi un attimo come funziona, che tiene insieme i principali paesi avanzati di quel momento in un unico sistema economico o perlomeno monetario. Il gold standard, cioè l'agganciamento delle monete all'oro, poi ci ritorno, si afferma intorno al 1870 perché la lira sterlina è la moneta agganciata all'oro, esclusivamente all'oro, e la sterlina e la Banca d'Inghilterra diventano il perno di questo sistema. Diventare il perno di questo sistema all'apogeo della leadership geopolitica britannica. Il gold standard si basa esattamente su questo, sull'impegno di tutti i governi che partecipano a questo accordo a mantenere la convertibilità in oro delle loro divise. Questo era un grandissimo vantaggio per tutti gli attori del sistema economico mondiale, perché sottraeva incertezza ai cambi e dava la certezza che qualsiasi fosse la moneta, che quel rapporto di importazione e esportazione, in qualsiasi moneta quel rapporto di esportazione e importazione fosse stato pagato, quella moneta era agganciata all'oro e sarebbe valsa ciò che diceva di valere. Quindi il gold standard si fonda sul commercio internazionale, lo abbiamo detto prima, è un commercio internazionale, quello ottocentesco, in crescita accelerata, cresce 33 volte in un secolo. Beh, si fonda su quella crescita del commercio internazionale, ma contemporaneamente alimenta quella crescita del commercio internazionale. Il periodo aureo del gold standard, scusate il segno gioco di parole, 1870-1913, è uno dei più lunghi periodi di pace che l'Europa avrà mai conosciuto fino a quel momento. E in un periodo di pace è evidente che la cooperazione internazionale è più semplice. I pilastri del gold standard sono tre, ma di fatto fanno tutt'uno. La convertibilità in oro è uno. A cosa serve? Serve a evitare che i governi stampino moneta, diciamo così, stampino troppa moneta o stampino moneta arbitrariamente. Quindi il principio della convertibilità della carta moneta in oro. Finché le monete erano un metallo prezioso, contenevano in sé una vera e propria riserva di valore. La carta moneta no, è un pezzo di carta, bisogna fidarsi molto per accettare un pezzo di carta da qualcuno. Di chi ci stiamo fidando? Ci stiamo fidando della banca centrale che l'ha emesso, ma anche nel nostro sistema, in realtà è un sistema molto più ampio di così. Nel gold standard era molto più ampio di così.
Convertibilità in oro, quindi riserva in oro imposta a tutte le nazioni che volessero partecipare allo standard. Se vuoi battere moneta agganciata all'oro, devi mantenere riserve in oro. Qui cominciamo a complicare le cose, solo che l'oro non copre l'intera circolazione monetaria, ne copre una parte, in questo senso rimane una parte di circolazione fiduciaria. L'importante è il principio della riserva in oro, l'imposizione della riserva in oro. Terzo, la parità. Ogni moneta agganciata a una determinata quantità di oro ha una determinata parità rispetto a tutte le altre, a ciascuna di tutte le altre, che fanno parte del sistema. All'inizio questi accordi, diciamo così, sono fissati dalla consuetudine, ma man mano che ci avviciniamo, entriamo diciamo, nella seconda parte dell'Ottocento, invece sono fissati da precise disposizioni di legge di cui si dotano i diversi paesi che entrano nello standard. Allora, qui un po' di concentrazione, ma non è difficile da capire. Per aumentare la circolazione cartacea, per aumentare la moneta in circolazione, deve aumentare la riserva d'oro. Se la riserva diminuisce, i governi devono ridurre la circolazione di moneta. Se la riserva aumenta, se in un paese arriva oro, o arrivano capitali, che è esattamente la stessa cosa, perché i capitali sono agganciati a loro, quel paese dovrebbe aumentare la sua quantità di moneta. Quanta moneta c'è in giro in un sistema ha un impatto immediato sui tassi di interesse che vivono in quel sistema. Più moneta, più ampia è la base monetaria, più ampia è la quantità di moneta, più bassi sono i tassi di interesse. Il tasso di interesse è un prezzo come un altro. Se i prezzi reagiscono alla domanda, all'offerta, se c'è più offerta di qualcosa il suo prezzo si abbassa. Questo non è niente di strano. Allora, c'è una correlazione che è importante tenere presente tra la quantità di moneta in circolazione e l'azione del tasso di interesse. Se c'è molta moneta in circolazione ci sarà credito facile e tasso di interesse basso. Se c'è poca moneta in circolazione il credito sarà difficile o anche impossibile e i tassi di interesse saranno molto alti. Sulla base di quei tre pilastri che abbiamo detto prima e questi semplici principi, sembra che il gold standard sia più o meno un accordo automatico. Gli studi di Alkenbrin in particolare, che è lo studioso del gold standard per eccellenza, dice che non era esattamente così. C'era una regia politica dell'Inghilterra, della Banca dell'Inghilterra come braccio del governo inglese, molto forte, una moral suasion molto forte sui governi e le banche centrali dei governi che partecipano a questo sistema. Tra l'altro siamo in una fase storica in cui non tutti i paesi avanzati di questo mondo sono dotati di una banca centrale. Lo dico perché gli Stati Uniti entrano nel gold standard nel 1900 e la loro banca centrale, la Federal Reserve, viene fondata nel 1913. Viene fondata per, diciamo, volontà del presidente Wilson dopo la crisi finanziaria del 1907. Per noi non ha molta importanza sapere che cos'è stata la crisi del 7, ma la Banca Centrale Americana nasce tardi, nasce nel 13, subito dopo il mondo entra in guerra, gli Stati Uniti no, ci entrano nel 17 un po'. Quindi hanno una banca centrale che nasce nel 13, ma che in realtà diventa operativa soltanto negli anni 20 e che non ha praticamente alcuna esperienza di quelle che si chiamano operazioni di mercato aperto quando scoppia la più grave recessione del capitalismo mondiale. Allora, il sistema del gold standard è anche un sistema per tenere in equilibrio le bilance dei pagamenti del mondo, perché la bilancia del pagamento è quella registrazione contabile che tiene appunto in conto degli afflussi e deflussi di capitale e di merce, dei conti che un paese deve pagare verso l'estero e dei denari che riceve dall'estero. Il gold standard teneva alimentato il commercio mondiale mentre teneva in equilibrio le bilance dei pagamenti mondiali, perché le bilance dei pagamenti da un lato registrano che cosa un paese, quanto un paese esporta ed importa, e dall'altro registrano quanti capitali da quel paese escono o entrano. Quindi se un paese esporta più di quanto non importi, entreranno molti capitali. Se un paese fa il rovescio, importa più di quanto non esporti, usciranno.
del capitale. Allora, il punto è questo: un paese che riceve capitali, un paese che ha un deficit di bilancia di pagamenti, che è in debito verso il resto del mondo, dovrà ridurre la sua base monetaria, alzare i tassi di interesse, contrarre il credito e di fatto mandare in depressione la sua economia. Un paese che ha la situazione contraria sono gli Stati Uniti degli anni 20, che escono dalla prima guerra mondiale come creditore, paese creditore verso il resto del mondo. Sono il banchiere del resto del mondo e lo rimangono fino all'apertura del secolo successivo. Adesso il banchiere del mondo è la Cina. Allora, quando un paese come gli Stati Uniti sono sistematicamente in credito verso il resto del mondo, dovrebbero fare, secondo le regole del gold standard, un'operazione di proporzionale aumento della propria base monetaria, abbassamento dei tassi di interesse, facilitazione del credito. Ma che cosa succederebbe a quel punto? Siccome a una cosa i capitali reagiscono, ed è a quanto rende investirli, e questo rendimento è espresso dai tassi di interesse. Se in un paese i tassi di interesse si abbassano, i capitali da quel paese se ne vanno. Se in un paese i tassi di interesse si alzano, in teoria a quel paese i capitali dovrebbero affluire. Era questo il genere di bilanciamenti su cui era questo genere di bilanciamenti che il gold standard faceva riferimento. Cos'è che succede? Che un sistema come il gold standard, tutti i sistemi di cambi fissi per la verità, tendono a generare stabilità dentro i sistemi economici. Non è un caso che i due momenti di crescita maggiore del capitalismo mondiale siano legati a due momenti di cambi fissi. Il cinquantennio 1870-1913 e il ventennio 1953-1973. Il presidente Nixon sgancerà il dollaro dall'oro nel 1973. Da quel momento le monete che noi deteniamo in tasca sono esclusivamente fiduciarie. Dicevo, un sistema come il gold standard ha certamente bisogno di stabilità e contemporaneamente alimenta la stabilità. Certamente la guerra è incompatibile con un sistema di questo genere e infatti allo scoppio della prima guerra mondiale il gold standard è stato sospeso. È stato sospeso da praticamente tutti i paesi tranne gli Stati Uniti, ma come ho detto prima, gli Stati Uniti partecipano abbastanza marginalmente al mondo. Secondo gli storici economici come Heidegger, è più vero che sono i periodi di stabilità internazionale a permettere il gold standard che non il contrario, però vediamo che c'è un sistema di retroazione. Anche qui, complicazione è una complicazione. Non si può capire il gold standard fuori dalle condizioni del cinquantennio che precede la prima guerra mondiale. Nel momento in cui un paese aderiva al gold standard, non poteva fare altro che preoccuparsi e perseguire la stabilità monetaria del suo paese. Cioè, non poteva anteporre alla stabilità monetaria degli altri obiettivi, per esempio di pace sociale, per esempio di occupazione. Questa è una cosa che ci racconta la macroeconomia. Che non possiamo avere contemporaneamente libertà di circolazione dei capitali, che era quello che accadeva nel cinquantennio precedente alla prima guerra mondiale, tassi di cambio fissi e autonomia nella scelta degli obiettivi di politica economica interni. Soltanto due tra questi tre obiettivi è il trilemma macroeconomico, soltanto due di questi obiettivi possono essere consistenti fra loro. Allora, dei regimi sostanzialmente non democratici potevano ampiamente infischiarsene di scaricare qualsiasi costo della stabilità monetaria sulle classi lavoratrici. È quello che succede nel mondo fino al 1913. Sono i lavoratori che assorbono sistematicamente le fluttuazioni dell'economia. Espansione della base monetaria, espansione dell'economia, espansione dell'occupazione, contrazione della base monetaria, contrazione dell'economia.
nel cinquantennio 1870-1913 le classi lavoratrici non sono politicamente in grado di contrastare qualcosa del genere. Le cose però con la Prima Guerra Mondiale cambiano, cambiano radicalmente. La Prima Guerra Mondiale, abbiamo detto prima, che in Europa apre un ciclo economico per lungo 30 anni, si chiude nel 1918 perché si chiudono i teatri di guerra, ma la guerra, come ha detto bene qualcuno, prosegue sui tavoli diplomatici e soprattutto innesca un conflitto sociale in questo continente che è in primo luogo un conflitto sulla distribuzione del reddito. Queste cose ci dovrebbero accendere qualche campanella nel mondo in cui viviamo. Allora, i governi che escono dalla Prima Guerra Mondiale non riescono esattamente più a fare quello che facevano i governi che entrano nella Prima Guerra Mondiale, cioè a tenere in piedi lo standard e a disinteressarsi di quello che accade sul versante dell'occupazione. Però il mondo senza gold standard è il mondo della iperinflazione tedesca. Questo non ha soltanto terrificato la Germania, ma non solo è stata l'inflazione a livelli molto alti, un'esperienza comune in questo continente, ma in realtà l'iperinflazione tedesca ha terrificato il mondo sviluppato di quel momento, che quindi si è affrettato a ritornare nel gold standard non appena potuto, nella convinzione piuttosto semplicistica che bastasse ripristinare il gold standard per ritornare a quella stabilità delle condizioni di scambio monetario internazionale che erano valse prima del 1913. Questo purtroppo era un'illusione, però era un'illusione larghissimamente condivisa, perché i paesi che aderiscono al gold standard dopo il 1924, l'ho detto prima, è il piano americano, il piano Dawes, che consente all'Europa di mettere ordine minimamente nei suoi conti e di poter ripristinare il gold standard attraverso prestiti americani. Bene, il gold standard viene ripristinato dal 1924 in avanti, cioè i paesi entrano, rientrano, o alcuni entrano ex novo nel gold standard di nuovo tra il 1924 in avanti. Nel 1925 i paesi che ne fanno parte sono 20, nel 27 sono circa 40, nel 1930 arrivano a essere quasi 50. 50 paesi che aderiscono a un unico sistema di pagamenti internazionali. Il punto è che gli sganciamenti incominciano già nel 1930, quindi questo nuovo gold standard funziona male, funziona per poco più di 5 anni. E perché? Perché è il meccanismo di riequilibrio delle bilance dei pagamenti che avrebbe dovuto essere garantito da quel sistema, che invece non funziona più. Perché ci sono paesi che sono sistematicamente in disavanzo, sistematicamente indebitati verso il resto del mondo, e clamorosamente per la prima volta lo è l'Inghilterra, per la prima volta essendo uscita l'Inghilterra fortissimamente indebolita, definitivamente indebolita nella sua leadership internazionale nella Prima Guerra Mondiale. Dicevo, lo è l'Inghilterra, e viceversa, sistematicamente in deficit, viceversa noi abbiamo gli Stati Uniti che nel 1920 sono sistematicamente in avanzo. Ora, quella regia del gold standard che l'Inghilterra e la sterlina avevano politicamente, lo sottolineo, retto con molta energia così bene tra 1870 e 1913, gli Stati Uniti né vogliono né possono farlo dopo il 1924-25. Non vogliono, e questo in modo lo sapete, questa è la posizione da cui gli Stati Uniti escono dal primo conflitto mondiale, cercano una posizione sostanzialmente isolazionista e cercano di compromettersi il meno possibile con quello che accade in Europa, pur essendo a quel punto il paese guida dell'economia mondiale.
ma in realtà forse nemmeno possono, perché il gioco economico è radicalmente cambiato, ci sono molti più giocatori, erano 26, sono 26, 27, sono diventati quasi 50, e scusate il linguaggio, il key player è molto più debole. Gli Stati Uniti non hanno la stessa forza politica che aveva l'Inghilterra, che aveva l'impero inglese, l'impero britannico fino al 1913. Allora noi abbiamo un gold standard che viene ripristinato fra le due guerre, ma su basi molto più fragili, in realtà su basi fragilissime. Che cosa esattamente vuol dire su basi fragilissime? Quello che ho detto prima, che non è più capace di riequilibrare, di riaggiustare gli squilibri di bilancio del pagamento, come invece aveva fatto prima, e quindi aumenta la vulnerabilità del sistema internazionale agli shock. E gli shock stanno per arrivare, per l'appunto, con il 1929. Ad aumentare la fragilità del gold standard arrivano, l'abbiamo detto anche questo prima, le politiche protezionistiche che si depositano lungo gli anni, come dire, si allineano lungo gli anni 20 e poi esplodono negli anni 30. Le politiche protezioniste tendono tutte a fare la stessa cosa, a isolare il prodotto interno dal resto del mondo. E soprattutto diventano sempre più frequenti le violazioni dei singoli paesi dalle regole del gioco. In particolare i paesi che ricevono flussi di oro che avrebbero dovuto aumentare la propria base monetaria smettono di farlo, perché l'oro nel mondo, l'oro, questo è uno dei problemi del sistema agganciato all'oro, l'oro è, oltre a essere una riserva di valore, anche una materia prima, e quindi è una quantità limitata. È una quantità limitata e i paesi che aderiscono a questo sistema sono raddoppiati. In realtà l'oro in questo mondo degli anni 20 scarseggia. Il gioco quindi diventa un gioco a rubamazzo. Si cerca di tenere nelle proprie riserve più oro possibile, indipendentemente dalle regole del gioco che saremmo chiamati a seguire, che sarebbero stati chiamati a seguire. E chi fa questo più pronunciatamente di tutti gli altri paesi sono proprio gli Stati Uniti, che tengono una politica monetaria espansiva nella prima parte degli anni 20 fino all'inizio, fino al 1926-1927. Poi però la Federal Reserve, ricordiamoci che esiste da pochissimo, non è mai stata sottoposta a un test così importante in vita sua, beh, la Federal Reserve comincia a preoccuparsi di quello che accade sul mercato interno e si vede che c'è una bolla legata ai consumi, una bolla immobiliare, esattamente come c'è stata negli anni zero, e una bolla finanziaria. La borsa di New York a un certo punto prende ad avere un andamento, diciamo così, sganciato dai fondamentali della sua storia. Un andamento fuori linea. A quel punto la Federal Reserve, che dovrebbe abbassare i tassi perché ha un enorme flusso d'oro dall'Europa indebitata con gli Stati Uniti, fa quello che non dovrebbe fare. Tra il 27 e il 28 alza i tassi di interesse e lo fa troppo accentuatamente, troppo bruscamente. E su un sistema economico mondiale così fratturato da tanti elementi di fragilità, tutti quelli che abbiamo elencato fino adesso, questo è il detonatore che equivale a fare scoppiare, far saltare per aria la stanza sacra di gas. Gli Stati Uniti alzano i tassi di interesse e restringono il credito. A quel punto tutti i capitali americani, ma in generale tutti i capitali, anche non americani, che erano investiti in Europa, vedendo maggiori rendimenti in America, sono capitali privati, possono fare ciò che vogliono, e ciò che vogliono è muoversi istantaneamente da un continente all'altro. Ecco che anche lo scenario europeo, già fragilissimo come l'abbiamo descritto fino adesso, entra in crisi. Tutto questo si sarebbe potuto contenere attraverso una cooperazione internazionale che
politicamente era assolutamente impossibile, per le stesse ragioni per cui il mondo è entrato nella prima guerra mondiale: conflitto sulle risorse economiche, conflitto sulle risorse politiche, dispute politiche internazionali molto accentuate, ma anche cornici intellettuali totalmente inconsapevoli di quello che stava accadendo. Le cornici intellettuali si costruiranno tragicamente sulla tragedia. Prometto che ci metto poco a finire il discorso. Il quarto cambiamento è quello che riguarda i meccanismi di aggiustamento delle bilanci dei pagamenti, ma molte delle cose complicate in realtà le abbiamo già dette. Che cosa cambia? Perché il gold standard non riesce più in quello che riusciva a fare prima del 1913? Perché in mezzo alla guerra, abbiamo accennato delle cose prima, era cambiata profondamente la struttura del commercio internazionale. Era declinato il peso dell'Europa, l'abbiamo detto prima. L'Europa inizia a deviare dal suo sentiero di crescita importante, che è stato quello 1870-1913, entrando nella prima guerra mondiale, e da lì inizia non solo il declino relativo dell'Inghilterra, ma il declino relativo dell'intero continente, e questa tendenza non è più stata. La prima guerra mondiale cambia radicalmente la struttura del commercio mondiale, perché impegnata l'Europa nel conflitto, i mercati non europei che erano stati mercati di merci europee vengono in qualche modo riempite dai nuovi competitors mondiali. L'America Latina dagli Stati Uniti, sono le grandi imprese americane che a quel punto, tra il 14 e il 19, impiantano la propria logistica, le proprie organizzazioni, spesso anche i propri stabilimenti, e gli americani non sono disposti ad andarsene con il 1919. In qualche modo qualcosa di analogo sta succedendo anche nell'Oriente del mondo. C'è un paese, e un solo paese, che entra nel suo sentiero di industrializzazione nell'Ottocento e che non è, cioè non è l'unico paese industrializzato nell'Ottocento, è l'unico che non è né un paese europeo né un paese di colonizzazione europea, ed è il Giappone. Il Giappone è quindi un paese all'uscita, in mezzo alla prima guerra mondiale, è già economicamente sufficientemente robusto da poter guardare il continente asiatico come terra di conquista commerciale, ed è esattamente quello che fa, non solo commerciale. Il Giappone invade la Manciuria nel 1931, militarmente la Manciuria nel 1931, una regione della Cina, instaura un governo fantoccio. Qualcuno dice che il 1931 è la vera data di inizio della seconda guerra mondiale. Quindi quello che accade sulla trasformazione del commercio internazionale non è affatto ininfluente per tutto il resto che sta accadendo nel mondo. Le bilance dei pagamenti sono costituiti anche dall'altro lato, dall'altra pagina, che è quella dei movimenti di capitale, e anche qui le trasformazioni non sono poche, ma anche in questo caso forse le abbiamo già dette quasi tutte. Gli Stati Uniti escono dalla prima guerra mondiale come paese creditore verso il resto del mondo. Avevano preso capitali a prestito in tutto il loro sentiero di crescita economica. Da quel momento saranno gli Stati Uniti a cedere capitali al resto del mondo, ed è quello che fanno fino a per tutto il secolo Novecento. Qui dentro si colloca la questione delle riparazioni tedesche, in qualche modo, su cui non torno più. Tra il 1924 e il 1929 le potenze vincitrici della prima guerra mondiale ricevono circa 2 miliardi di dollari di trasferimenti dalla Germania, cioè la Germania tra il 24 e il 29 paga ai propri avversari circa 2 miliardi di dollari, e 1 miliardo di dollari va verso gli Stati Uniti. Non c'è
niente che possa essere immaginato di peggio congegnato e più crudelmente congegnato delle riparazioni tedesche imposte a un paese che non era in grado di ripagare. Potremmo pensare che il mondo dei paesi avversari della Germania sia stato scellerato e crudele, in realtà aveva semplicemente fatto un clamoroso errore di valutazione della potenza economica tedesca. Stupefatti da quello che la Germania era riuscita a fare dentro la seconda rivoluzione industriale, prima della guerra mondiale, stupefatti dalla potenza bellica dimostrata dalla Germania durante la prima guerra mondiale, gli alleati hanno pensato che la Germania fosse molto più forte, produttivamente forte di quanto realmente non fosse. Ma la Germania aveva perso 2 milioni di uomini nella guerra, aveva perso una bella fetta del suo territorio nazionale, e in quella fetta di territorio nazionale c'era il 25% della sua capacità produttiva, di miniere soprattutto. Queste riparazioni sono state tollerate troppo a lungo e per troppo tempo, e hanno costituito il punto di fragilità europeo decisamente più rilevante. Arrivo a delle conclusioni che in realtà abbiamo già tirato. Se ragioniamo sulle cause della Grande Depressione, non possiamo non muovere lo sguardo all'indietro, almeno dai cambiamenti che partono con la Prima Guerra Mondiale, e i 4 cambiamenti principali sono quelli di cui abbiamo parlato. L'espansione della produzione di beni di consumo durevoli, che sono beni ibridi tra beni di consumo e beni di investimento, quindi sensibili al tasso di interesse, che sono beni la cui produzione è fortissimamente labor saving, sono beni che tra l'altro vengono anche portati nell'agricoltura, nella meccanizzazione dell'industria, dell'agricoltura, così l'agricoltura diventa labor saving a sua volta. Secondo cambiamento, la riduzione della flessibilità del mercato del lavoro. È certamente una buona cosa volere salari migliori per una classe operaia che viveva le condizioni di lavoro di allora. Il punto è che c'erano degli effetti perversi nel senso di inintenzionali dell'azione sindacale, e che non si sono visti e non si sono valutati. E su questo ci si è messa l'azione padronale, che invece di ridurre i salari e quindi far occupare più lavoratori, riduceva le ore di lavoro. Crescente fragilità del sistema monetario internazionale, abbiamo provato a spiegare perché, dipendenza assoluta e fragilissima degli aggiustamenti internazionali, delle bilance di pagamento internazionali dei prestiti americani. E ciascuno di questi 4 cambiamenti da solo e tutti e 4 insieme che amplifica quello che è il principale slittamento che è rappresentato dalla Grande Depressione, cioè una politica monetaria americana crescentemente restrittiva, anzi che diventa restrittiva a strappo tra il 28 e il 29, facendo precipitare il mondo, con l'effetto che appunto portava con sé. La politica restrittiva americana, sciaguratamente restrittiva, ha reso restrittiva anche la politica monetaria di tutti gli altri paesi del gold standard, mandando in recessione tutte le economie del gold standard contemporaneamente. Alti tassi di interesse, poco credito, saltano tutti i debitori che a quel punto si trovano a dover ripagare i debiti contratti a tassi di interesse minori con molti più denari. Per la ripresa della Grande Depressione era decisamente necessario un'azione politica nuova, e l'uscita dal gold standard era la precondizione perché delle politiche economiche nuove potessero essere intraprese. Si doveva uscire da quel trilemma che abbiamo messo a fuoco prima. Se non si possono perseguire obiettivi domestici, cioè obiettivi economici di autonomia politica interna, contemporaneamente a tassi di cambio fissi, a libertà di circolazione dei capitali, bisognerà rinunciare
a qualcuno degli altri due pilastri, si è rinunciato ai tassi di cambio fissi e in larga parte si è rinunciato anche alla libertà di circolazione dei capitali. Ci sono delle restrizioni alla circolazione dei capitali a partire da quel momento che non sono state smantellate nemmeno da tutta la deregolamentazione degli anni 90. Il mondo tra il 1870 e il 1913 era un mondo enormemente più libertario in termini di circolazione delle persone, delle merci e dei capitali di quanto non sia il nostro globalizzatissimo mondo di oggi. Allora, torno a che cosa ci ha fatto capire la nuova macroeconomia. La nuova macroeconomia ci ha fatto capire che non dobbiamo scegliere tra spiegazioni di policy, spiegazioni strutturali, ma che dobbiamo integrare le spiegazioni strutturali, tutto quello che stava cambiando nella struttura, nel modo di produrre e soprattutto nella direzione di quei cambiamenti, come la direzione di quei cambiamenti contribuiva a rendere più fragile un sistema economico mondiale che aveva punti di fragilità plurimi e sui quali poi degli errori di politica monetaria e di convinzioni radicate, per esempio la convinzione principale era quella che l'ortodossia del pareggio di bilancio, cioè che non si potesse spendere denaro pubblico oltre il pareggio di bilancio, che tutto questo gradatamente salta uscendo dallo standard e con gli apprendimenti fatti sulla propria pelle da diverse generazioni che della Grande Depressione sono state in quel momento. Io credo di aver finito, sono un po' stanchina, io immagino che